quando parli sentire giusto. Va bene, ma se ci siamo tutti, noi cominciamo. Abbiamo un po' di giornalisti tutti. Allora, due parole di introduzione del perché siamo qui, chi siamo e cosa vogliamo dirvi oggi. Ha avuto visibilità recente il tema delle scelte ambientali della Giunta Fugatti e in particolare il punto di arrivo delle politiche relative al piano provinciale per la gestione dei rifiuti, che comprende tutta la questione delle discariche. La quarta versione era stata approvata diversi anni fa e si era in attesa da lungo tempo che ci fosse il quinto piano provinciale. Le scelte della Giunta hanno fatto sì che con molta concretezza si passasse a una fase di studio stata da fare all'APPA, che è arrivata completamente in questi giorni. Però, facendo un passo indietro, noi dobbiamo ricordare che non è solo l'ultimo di tanti atti a tutela e difesa dell'ambiente che la Lega ha sempre portato avanti. Pensiamo alle grandi battaglie del 2008, 2009, 2010 contro la realizzazione dell'inceneritore e su Trento la perenne battaglia sulla discarica di Sardegna, a cui il gruppo Lega è sempre, sempre stato contrario. E in aggiunta anche su altre zone del Trentino, riconoscendo l'importanza di valorizzare il territorio e non usarlo proprio come punto di scarico di rifiuti, ecco, sempre la politica doveva essere improntata a dare il meglio al territorio e non i rifiuti. Ebbene, in questo caso la Giunta Fugatti ha provato quanto ancora una volta sappiamo essere concreti nelle nostre politiche di amministratori, ovvero tanto si era discusso sull'importanza di arrivare alla quinta revisione del piano provinciale e siamo arrivati ad averla. Tra l'altro la garanzia è che entro il 31 dicembre sarà scritta su carta, quindi sarà definitiva, e inoltre si è dato sblocco a quella fase di studio dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, per cui con tanto consenso si è compresa la realtà dei fatti, per cui si è arrivati allo stralcio di tanti siti che erano ancora, per quanto non più in maniera realistica, ancora destinati a discarica. Questo è un grande successo ed è un grande risultato per noi. Tra l'altro c'è bisogno di riconoscere l'importanza della continuità della politica, come per 10, 15, 20 anni si sia portata avanti una politica ambientale sconosciuta, perché siamo la Lega, quindi noi dobbiamo essere tutti cattivi. Comunque, una politica ambientale di protezione, di proposte di tutela del territorio, ebbene, siamo arrivati all'amministrazione e la mettiamo in pratica, diversamente da tante altre amministrazioni del centro-sinistra che dell'ambiente si fanno portatori a parole, ma poi nel concreto avevano completamente abbandonato la revisione del piano provinciale della gestione dei rifiuti. Quindi adesso lascio la parola, qui a fianco a me c'è la collega onorevole Vanessa Cattoi, che ha seguito da vicino con grande impegno anche come consigliere comunale la faccenda della discarica Casarino del comune di Ala, e poi abbiamo la capogruppo in consiglio comunale Bruna Giuliani, che da oltre 10 anni porta avanti le politiche sul comune, e Gianni Festini Brosa, che nostro segretario organizzativo, ma è stato presidente della Commissione Ambiente proprio nel momento in cui il Comune doveva affrontare il parere sulla ripresa delle attività della discarica di Sardegna. E quindi avrete modo di sentirli tutti. Lascio subito la parola alla collega Cattoi. Grazie Martina, grazie e buongiorno innanzitutto a tutti, grazie per essere venuti ad ascoltare più che altro quello che vuole essere un momento per chiarire una volta per tutte, come diceva prima anticipato la collega Martina Loss, proprio relativamente alla posizione della Lega sui temi ambientali. Cioè la posizione della Lega sui temi ambientali è sempre stata, come diceva prima Martina, quella di protezione e tutela del nostro territorio. E questo l'abbiamo dimostrato sempre nelle battaglie che abbiamo portato avanti sia all'interno delle aule consigliari, io parlo del consiglio di Ala, ma poi sentirete anche i colleghi che interverranno anche per il comune di Trento. Comunque a livello provinciale la Lega ha sempre avuto una posizione di protezione e tutela del proprio territorio, del proprio ambiente, innanzitutto perché deve essere una garanzia per garantire
innanzitutto un territorio per i nostri figli e quindi per il futuro anche di quello che saranno i nostri futuri cittadini, ma soprattutto perché il tema nel particolar modo delle cave, ad esempio di Pilcante, è un tema che è sempre stato poco attenzionato da parte della comunità di Ala, nonostante poi sia esploso soprattutto, diciamo, subito dopo l'insediamento della giunta Fugatti. Però è giusto ricordare che in verità il problema è stato portato da delle scelte politiche che sono state votate all'interno del comprensorio della Bassa Valagarina, piuttosto che dalla giunta provinciale precedente a quella Fugatti, e quindi le responsabilità politiche di una situazione che si è data a creare anche sul comune di Ala hanno una loro connotazione politica, e che non è sicuramente quella della Lega, ma è quella del Partito Democratico, perché anche all'interno del dibattito delle aule consigliari alense comunque abbiamo sentito da parte anche del consigliere Paolo Mondini del Partito Democratico un'assunzione di responsabilità per il fatto che comunque si assumeva effettivamente la responsabilità di aver portato con il voto della delibera del 2013 nel Consiglio Comunale quella che era quindi l'approvazione e l'ok per andare avanti un piano cave su Ala, con una discarica che prevedeva 6 milioni di metri cubi di rifiuti speciali. Quindi era già stata data la possibilità di intervenire con una cubatura che era fortemente superiore rispetto a quella originaria del primo piano cave, che è risalente agli anni 90 e che invece prevedeva un cubaggio del tutto inferiore ed irrisorio rispetto a quello che poi si era andato a sviluppare con le varie delibere e i vari piani che erano stati votati sia in comunità di valle sia poi per approvazione all'interno delle aule consigliari. Poi è anche vero che l'attività dell'amministrazione comunale, che ricordiamoci, come poi ricorderà anche Martina, che è quella più che altro di fare un'attività di controllo e di verifica soprattutto sui ripristini, è sempre mancata all'interno delle nostre comunità. Quindi anche lì l'attenzione politica della tutela dell'ambiente è da anni che è sempre mancata. Si è sempre cercato di portare avanti quello che doveva essere un impegno, invece una presa di posizione netta, come sta facendo la giunta Fugatti, che è sempre mancata perché purtroppo si è sempre ricorso allo strumento della prorogazio. E quindi anche questo impedisce di fatto il fatto di voler prendere in mano e gestire un problema, perché sappiamo benissimo che con la prorogazione, quindi con la proroga continua di una serie di interventi che in realtà non si vogliono andare a modificare, di fatto il problema non viene risolto. Quindi è per quello che anche su Ara ci siamo trovati con un privato che ha portato avanti un progetto che comunque il cui perimetro stava all'interno di quello che era la possibilità normativa concessa non sicuramente dalla Lega ma dai governi che hanno preceduto, sia all'interno dei consigli comunali sia a livello provinciale che poi della comunità di Valle, perché ricordiamo che il piano cave è anche in mano alla comunità di Valle. Da subito abbiamo portato avanti anche soprattutto nel territorio di Ala, vorrei ricordare, come Lega, una serie di battaglie a tutela dell'ambiente. Pensiamo ad esempio alla possibilità che c'era stata con la giunta Peroni di avere un biodigestore, praticamente era una cosa praticamente quasi fatta, perché comunque anche la giunta Rossi aveva già definito un piano provinciale, addirittura si era già fatto un percorso di varianza sull'abitato di Chizzola per permettere l'accesso all'area a questo biodigestore che doveva nascere a cavallo tra l'abitato di Chizzola e l'abitato di Mori. Anche lì è stata la Lega che è intervenuta con delle serate a tema assieme agli altri consiglieri, allora l'opposizione, Massimo Ambrosio e Roberto Zendri, che poi era capolista nella lista degli autonomisti popolari, che ci ha appoggiato in questa tornata elettorale delle comunali. Assieme abbiamo portato avanti una serie di serate proprio per cercare di far capire alla popolazione di Chizzola che c'era un rischio per la comunità dato dal fatto che questo biodigestore comunque andava ad impattare sull'ambiente ma anche poi sulla salute di tutti i cittadini, e su questo quindi abbiamo fatto la battaglia. Infatti siamo riusciti a stoppare quello che era invece un progetto che era già abbastanza avanzato dalla giunta sia Rossi che da parte dell'allora sindaco Peroni, quindi della Bussola, appoggiato poi col Partito Democratico sempre all'interno della giunta comunale di Ala. Nel susseguirsi degli anni la Lega anche all'interno del Consiglio di Ala ha sempre votato coerentemente con questa posizione, quindi non troverete mai voti a favore di ciò che va contro quello che è l'interesse ambientale delle nostre comunità,
per arrivare, come dicevo prima, fino agli ultimi anni, in cui con l'insediamento degli ultimi 2 anni, l'insediamento della giunta Fugatti, ha visto nascere appunto questo comitato. Però il comitato del no discarica effettivamente nasce su una situazione che però non è stata creata da questa giunta, ma anzi questa giunta qua sia in fase di assestamento di bilancio, era andata ad intervenire puntualmente con un inserimento normativo che comunque definiva una zona pertinenziale di 300 metri dalla zona agricola di pregio, che quindi vietava qualsiasi intervento proprio perché l'area era all'interno di un'area agricola di pregio, e questo è stato il primo stop che è stato portato avanti nella fase di assestamento di bilancio dalla giunta Fugatti, per arrivare poi adesso, come diceva giustamente Martina, andremo poi a vederlo formalizzato a dicembre, quello che sarà effettivamente poi l'azione di stralcio definitivo, e quindi quello che sarà poi effettivamente il liberare queste aree da quella che è una connotazione in questo caso che era molto pericolosa, perché ricordiamo che l'insediamento di Ala andava poi ad intervenire su dei rifiuti speciali, quindi non era discarica, non si parlava più di discariche inerti come nella fase iniziale degli anni 90, ma sarebbe diventata un'area di rifiuti speciali, e quindi questo andava contro l'interesse non solo degli abitanti di Piccante, ma ovviamente di tutta la bassa Vallagarina. E infatti subito siamo intervenuti prontamente, abbiamo accompagnato i membri del comitato a dialogare col presidente Fugatti, il quale ha ascoltato le istanze e proprio è intervenuto sotto il profilo normativo e legislativo, da prima l'assestamento di bilancio e adesso con lo stralcio, dimostrando che effettivamente la posizione della Lega è sempre coerente su questi temi qua. Quindi adesso non vorrei dilungarmi altro, lascio invece la parola a Bruna. Io ringrazio le nostre onorevoli proprio per la passione, prima di tutto, di questi tanti anni per la questione proprio ambientale che hanno messo, diciamo, nel loro ambito, nel loro anche formazione politica di questi anni, perché la tenuta del territorio, le problematiche delle due città, io dico perché Ala può essere la prima città di confine, così come viene chiamata, è stata molto importante. Queste due discariche hanno tenuto banco, io dico, questi tanti anni in consiglio comunale. Questi 12 anni, almeno io mi ricordo 2007-2008, le prime, diciamo, quando c'è stata, diciamo, la Lega che ha cominciato a prendere forza all'interno dei consigli provinciali allora, e poi anche all'interno del consiglio comunale, che siamo entrati in 4, era uno dei temi che noi avevamo sempre come campagna elettorale e come programma elettorale. Il problema della discarica è stata veramente una piaga, io dico una piaga, sulla città, che ha comportato una città diversa, non una città ambientale a 360 gradi, come si può dire, ma una città limitata per questo problema. La Lega in questi anni ha dimostrato tutta la sua volontà di voler bene la città, di voler risolvere i problemi più che altro. Su quello che diciamo, le amministrazioni precedenti, oppure la conseguenza di determinate scelte urbanistiche che erano negli anni precedenti, sono state fatte. La Lega in Consiglio Comunale ha prodotto tantissimi documenti su questo tema. Coerentemente abbiamo sempre sostenuto gli abitanti di Sardegna per le problematiche che loro avevano, soprattutto 10 anni fa, quando insomma il problema era anche diciamo veramente problematico e sanitario. Queste, io mi ricordo le dimostrazioni che noi abbiamo fatto in loco proprio sul margine della discarica allora, e questi problemi sono rimasti nella memoria di tutti. Ecco, questo non si vorrebbe più vedere, queste situazioni. Io ringrazio la giunta, la Lega, tutta Lega, da Ala Mezzo Lombardo e più su, proprio perché il tema ambientale sta nel cuore e questo l'ha dimostrato. Ringrazio anche i comitati che sono nati in questi ultimi tempi, in questo ultimo periodo, perché con l'insistenza anche di loro tutto ha contribuito, i cittadini di Sardegna e tutte le persone che vogliono bene la nostra città, anche perché come Sardegna, come abbiamo sentito, è diciamo il balcone di Trento, perciò dobbiamo tutelare la nostra visibilità, e anche in domani, se Monte Bondone avrà la fortuna di poter partire con un piano turistico con
avremo possibilità ognuno di noi di sviluppare idee per la trasformazione di questo tratto, dico, di roccia, che è uno spettacolo non da poco per i turisti e anche per gli abitanti di Trento. Lascio la parola a Gianni Festini, che è stato per tanti anni presidente della Commissione Ambiente, aveva seguito proprio l'iter che era passato nelle varie commissioni. Lascio parola a lui, che così vi dà quelle che erano più specifiche di allora. Grazie. Grazie Bruna, io ringrazio i nostri due onorevoli che si sono presi a cuore questa situazione, un pochino penosa per quanto riguarda proprio la possibilità del vivere bene. Da presidente della Commissione Ambiente, ancora nel 2015, assieme con la Lega si fece dei documenti dove si intitolava la Sardegna tra oggi e domani, cioè fra le varie cose della Sardegna uno dei punti importanti era il discorso della discarica, cioè finalmente portarlo a termine dopo le lunghe battaglie fatte negli anni precedenti. Ci si poteva far forza della quantità di consiglieri comunali eletti e anche della stessa forza coesa del centro-destra, anche all'interno delle commissioni urbanistiche, per poter comprendere che cosa ne poteva uscire. Si ne parlò anche di mettere soldi a bilancio per comprendere se c'era uno studio a fare da parte del comune e il collegamento come si poteva fare con la provincia. E lì l'iter andò avanti fino a che un giorno, quando si cercò con un documento portato direttamente in comune dalla Commissione Ambiente di trovare una soluzione super partes, che sia trasversale. Allora queste due commissioni fecero il loro intervento, il loro giro per vedere com'era la situazione della discarica di Sardegna, e da lì nacque questa votazione di sospensione di tutto l'iter, di bloccare quello che erano i procedimenti in atto fino ad una verifica che il comune avrebbe dovuto dare il suo parere alla provincia perché questa possa andare avanti. In realtà il documento passò in una direzione, ma il comune, come si sa storia, non diede il parere, e quindi rimase sul cambio di maggioranza all'interno della provincia questa tegola sulla testa per quanto riguarda appunto la discarica di Sardegna, che anche in altri documenti, quando si parlava di Monte Bondone, si chiedeva come mai non era stata citata, perché la porta verso il Bondone, quando si arriva in Sardegna, sarebbe una degli elementi, il fiore all'occhiello di tutto quel percorso, se l'ambiente è un ambiente vivibile anziché vedere una discarica. E quindi ciò che si sta arrivando adesso è l'elemento conclusivo, partito dalle circoscrizioni ai comuni, è arrivato adesso in fase finale in provincia, a quello che poteva essere ormai quasi trentennale lavorio sulla possibilità di far dismettere, non dico togliere dalla memoria di Sardegna la discarica, perché rimarrà nella loro memoria, ma almeno far vivere quell'area nel modo migliore e dignitoso, e perché no, che possa anche diventare un elemento invece di richiamo verso Sardegna una volta che è stato risolto il problema. Questo diventa importante, ma fa anche capire come tutta la Lega, come diceva l'onorevole Loss, anche non essendo vista come un partito che cercava di valorizzare l'ambiente, in realtà l'ha sempre fatto, anche dietro le quinte. Non importava essere presenti o finire sui giornali, eccetera, ma continuare con i propri documenti, con le proprie azioni, portare avanti questo lavoro per il riconoscimento e la rivalorizzazione di un'area in particolare. Ebbene, oggi che si sta arrivando alla fine di questo iter, per la soddisfazione di poter dire il lavoro che è stato fatto, ripeto, dalle circoscrizioni, comune, provincia e anche, perché no, in quel che riguarda il Parlamento di Roma, diventa una cosa importante far vedere quanto si è coesi all'interno del movimento della Lega. Quindi, mi fermo qui.
Va bene, allora chiudo con un ricordo, mettiamola così. Stiamo parlando di siti, più di una decina di siti che vengono stralciati con la revisione del piano provinciale della gestione dei rifiuti. Ebbene, alcuni di questi sono diventati anche tristemente famosi per dei gravi scandali ambientali, non dobbiamo dimenticarlo, perché la discarica di Sardegna è stata posta sotto sequestro per degli illeciti, quindi il rischio poteva essere che il Cante facesse la stessa fine se avesse proseguito in quella direzione, proprio perché c'è stato questo estremo lassismo e condiscendenza nel un certo tipo di affari. E un altro sito che viene stracciato per la Valsugana è il sito di Monte Zaccon, che anche quello è stato tristemente rinomato per le scoperte che sono state fatte al Corpo Forestale dello Stato e per quanto le battaglie della Lega si sono poste in attenzione anche su quell'argomento. C'era adesso Roberto Packer, che adesso è consigliere provinciale e presidente del Consiglio regionale, è stato uno degli uomini della Lega in prima linea per le questioni dei disastri ambientali in Valsugana, Monte Zaccon, e il biodigestore di Novaledo. C'erano tante questioni che sono state tralasciate. Bene, anche la questione di Monte Zaccon oggi trova finalmente una soluzione, ma soprattutto per Sardegna ci piace ricordare che la nostra azione sia sulle circoscrizioni sia sul comune aveva messo in difficoltà l'amministrazione, che non volendo ammettere di essere a favore ha preferito non dare il parere e quindi per inerzia la pratica sarebbe andata avanti se non fosse arrivata la giunta Fugatti. Quindi ringraziamo la giunta Fugatti e l'assessore Tonina che appena in tempo hanno messo questo stop in attesa della revisione del piano provinciale e che ha consentito anche di fermare tutti i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, le VAS che erano in itinere e che adesso andranno per forza rivalutati a fronte dello stralcio di tutti questi siti. Quindi questo è un provvedimento di grandissimo respiro per il nostro territorio che, come si diceva all'inizio, merita spazi puliti e dedicati al turismo e non discariche. Se avete delle domande? Parla massa. Siamo stati molti un po' prolisse. È stato anche un percorso lungo di anni. Sì, è una decina d'anni che è stato un problema anche, insomma, chi ne ha la esatta della storia. Non è stato solamente l'ultimo anno, ci sono proprio passaggi all'interno delle varie, insomma, consigliature che hanno fatto sì che questo, insomma, finalmente potesse arrivare. E riconosciamo anche la velocità della giunta provinciale, come sono partite le decisioni, così ha portato il risultato concreto. È stata citata dal Sardegna più Cante, Monte e Zaccon. Sì. Vuoi l'elenco? Sì. Delle... Vai? No, ce l'ho sul computer. Posso? Okay. E poi queste in attesa, queste aree spaventate, queste fine fanno? Quali sono le ipotesi? Allora, a seconda delle proprietà verrà valutato con un accordo area per area tramite la provincia, in questo modo farà una variante puntuale. Esattamente, poi dovranno provare. Intanto, innanzitutto, ricordiamo cosa succede da adesso in poi fino a dicembre. Anche attraverso il comune. Esatto, sì, adesso tutti i comuni che sono interessati da questa revisione, quindi che ospitano le discariche, queste ex discariche, insomma questi siti stralciati, adesso sono chiamati a dare un parere. In tempi strettissimi, tra l'altro, proprio perché entro dicembre ci deve essere l'approvazione finale. Passerà anche per il Consiglio delle Autonomie Locali e per le commissioni territoriali, ecco. Però i comuni sono chiamati a essere protagonisti di questa scelta di cambiamento, e allora sarà ben difficile che qualche comune si schieri, si dimostri contrario, però ecco, insomma, il senso è che la proposta della provincia non cade dall'alto, ma viene per forza, nel senso con sensibilità amministrativa, viene condivisa con i territori che in questo momento sono chiamati a dare
a dare parere, quindi a riconoscere entro fine anno anche noi siamo comune di Trento. Che il comune di Arantino dovranno approvare quello, poi ci sarà la l'importante è comprendere questo, veramente questo cambio di passo, perché se la discarica di Sardegna è stata sequestrata nel 2009, gli anni sono passati e non pochi, i silenzi che sono stati fatti e anche in alcune, okay. Esatto, che diventa senza senso come quello del comune, certo. Certo. Ma che addirittura nel 2019 la Commissione Ambiente, dopo che io non ero più presidente, parla di possibile riapertura dell'area, riattivazione di scarica per inerti in località Sardegna, chiedendo la possibilità di comprendere come fare, qui la diceva lunga su ciò che dopo l'azione che è stata fatta da noi erano pronti, se fossero andate le cose in un certo modo, a riproporle, ma la cosa, non per fortuna, per capacità appunto dei nostri consiglieri e assessori provinciali, sta andando nella direzione giusta, che è quella dello stop. Anche perché oggigiorno le aziende grosse che possono trattare queste sono tutte fuori provincia e assumono a stare luoghi in provincia se le aziende che trattano queste cose sono fuori. Sì, fa bisogno si possono fare i contratti in questo caso. Non richiede la presenza di determinati siti, quindi in realtà la vocazione del nostro territorio è di altro tipo, quindi non abbiamo la presenza di massiccia di tutto questo materiale pesanti, quindi insomma questo porta anche ad avere una ripianificazione su tutto il territorio diversa. Se volete l'elenco ve lo possiamo mandare. Diciamo, le discariche non saranno sostituite da altri luoghi in provincia, l'ipotesi è comunque di sfruttare le piante fuori. Ma anche per il perché proprio nei documenti che avete poi pubblicato anche alcuni di voi in modo puntuale sugli articoli che ho letto anche tra ieri e l'altro ieri sul tema, c'è poi la questione della valutazione provinciale della richiesta del fabbisogno di presenza di determinati siti, che ovviamente ricomprende il fatto delle nostre vocazioni. La vocazione agricola, però la nostra vocazione tra virgolette industriale, non è l'industria pesante che proviamo nella Bergamasca, nel Bresciano, cioè noi abbiamo la nostra presenza del tessuto industriale, pensiamo alla Bassa Valagarina, pensiamo all'abitato di Rovereto, insomma non ci fa pensare che nell'immediato, anche in via programmatica, nel medio e lungo periodo, viste comunque la visione che ha la provincia anche su altri progetti legati ai temi ambientali. Già che siamo qua vorrei ricordarmi, penso che non sono lei, però mi è venuto in mente, che proprio sul tema dei ambientale, anche all'interno del Recovery Fund, tra i vari progetti che sono stati portati avanti come richieste di finanziamento da parte della provincia, ci sono molti progetti che riguardano soprattutto la mobilità, ad esempio legata all'idrogeno. Io stesso ho presentato una proposta di legge anche su questo tema, e quindi tutto quello che è un salto di innovazione, di programmazione nel medio e lungo periodo di una mobilità alternativa rispetto a quella tradizionale, che deve essere necessariamente intrapresa non solo a livello nostro locale, ma deve essere intrapresa a livello nazionale. Ci troviamo adesso con una grande, tra virgolette, nella tragedia abbiamo una grande occasione di ripensare a tutto il sistema nazionale. La forza dello Stato, dell'accentramento dello Stato centrale su progetti grandi e importanti di pensamento a tutta la compagine dell'infrastruttura, della mobilità pubblica ad esempio, non permette di avere dei tempi di realizzo veloci. Però se noi deleghiamo dei progetti mirati a delle province o a delle regioni, in questo caso io mi riferisco alle province perché siamo in provincia di Trento, però a livello regionale, pensiamo che possa essere anche l'appuntamento importante delle Olimpiadi 2026, un volano molto importante per far vedere al mondo che il tema della mobilità e della mobilità soprattutto alternativa, anche legata alle tecnologie idrogeno, è una mobilità che deve essere pensata come quella dell'immediato futuro. Quindi queste grandi occasioni e questa lungimiranza che da parte della Giunta Fugatti di inserire progetti di questo tipo, direi che insomma il Trentino è la prima volta che vede insomma, portare avanti iniziative di questo calibro. Il fatto che il Presidente effettivamente abbia questa attenzione vuol dire che la sensibilità, soprattutto sui temi legati all'ambiente, c'è e viene manifestata in ogni momento, anche in modo molto concreto, col portare avanti dei progetti dedicati a questo, come quelli portati avanti all'interno del Recovery Fund. Io
mi auguro anche per la questione, diciamo, terreni inclinati attraverso nord, perché quello per noi è sempre stato anche quello un tema. Speriamo. Questo ne parliamo alla prossima conferenza. Speriamo che faremo questi temi. Arrivederci. Grazie. Grazie.